È bello per me correre con i miei amici, nella gioia della fatica, nella vittoria della sconfitta. Là, sul mare, ci metto del tuo rispetto, perché per me gareggiare è un po' come vivere, e vivere è un po' come gareggiare. E se penso alla mia vita come a quella gara, allora, Signore, aiutami a viverla con lo stesso entusiasmo, con lo stesso impegno, con la stessa voglia di vincere. Sii tu la mia guida e il mio maestro. Insegnami a gareggiare. Indicami come svolgere il mio ruolo. Incoraggiami a lottare e dare sempre il meglio di me stesso. E quando sarò tentato di arrendermi e di non combattere più, ti prego sia mia accanto ed entra in barca con me. Con te vicino ricomincio a giocare. Questa preghiera vi sostenga questa gara che farete a Pisa. Dal foglietto ho scritto questi punti che vi sembrano importanti per la vostra gara e per il vostro impegno nello sport. Dice, la società cresce se si diffondono i valori che pratichiamo nello sport. Il lavorare a squadra, assieme nel rispetto delle regole, il giusto agonismo, la disciplina, il senso del limite, l'allenamento permanente per l'efficienza e i buoni risultati. La padronanza di sé, il rispetto degli altri, il rispetto dell'ambiente, la salvaguardia delle creature. Questi punti, ecco, vi sostengono questi valori nel gareggiare a Pisa, nelle vostre gare, porterete il nome di Amalfi e quindi noi ci auguriamo che tornerete con la vittoria, ci auguriamo che possano vincere, dare come l'anno scorso un risultato bello per la nostra città. Allora, ecco, leggere questa preghiera del Papa Giovanni Paolo II che ha
rivolto al Signore, proprio sportivi. Che il Signore Gesù Cristo aiuta questi atleti ad essere tuoi amici, testimoni del tuo cuore. Aiutali a porre nel cammino spirituale lo stesso impegno che mettono nello sport. Aiutali a realizzare un'armonica e coerente comunità di corpo e anima. Possano essere, per quanti li ammirano, validi modelli da imitare. Aiutali ad essere sempre attenti nello spirito per ottenere il tuo inestimabile regno, una corona che non appassisce mai e che dura in eterno. Perché il loro impegno trovi il giusto premio a conclusione della gara.